L'ha tradotta. Che Passa aria lava sta canzone? Passa, patro. passa la tradotta da Casale, a Cividale lei si ferma più, Cambiando solo che va diretto al Monte Santo, dove è il macello della vera gioventù. La tredotta che parte da Novara e va diretta al Monte Santo, e va diretta al Monte Santo, il cimitero della gioventù. Sulle montagne fa molto freddo ed i miei piedi si son gelati, ed i miei piedi si son gelati, e all'ospedale mi tocca. Appena giunto all'ospedale, il professore mi ha visitato. Oh figlio mio, sei rovinato ed i tuoi piedi li dobbiamo tagliare. Ed i miei piedi mi hanno tagliato, due stampelle mi hanno dato, due stampelle mi hanno dato e a casa mia mi hanno mandato. Appena giunto a casa mia, fratelli e madri compiangenti, e tra i singhiozzi e tra i lamenti, oh figlio caro, tu sei rovina. Mi hanno assegnato una pensione di una lira e 58. Mi tocca fare il galeotto per potermi ben disfamare. Ho girato tutti i paesi e tutti quanti ne hanno compassione, ma quei vigliacchi di quei signori nemmeno un soldo loro mi hanno dato. Ma quei vigliacchi di quei signori nemmeno un soldo loro mi hanno dato. Perché abbiamo iniziato con la tradotta che parte da Torino, che avete sentito è un canto popolare, anzi questo canto, nella versione che ha fatto Francesco, apparteneva al repertorio, delle Mondine, delle Monteriso, quindi un mestiere scomparso, no? Un mestiere collettivo dell'Italia del Nord e di questa zona, no? Casalese, Forcellese, Nomellina. Ecco, la versione che cantano gli alpini è di tutt'altro tipo, ecco, perché questa tocca temi molto sentiti, no, dalle classi popolari, lo compre per il sangue, per la guerra, per i morti, per i mutilati, e poi la contrapposizione di classe, quei vigliacchi di quei signori, quelli che hanno voluto la guerra, e le conseguenze di questa immane catastrofe, no, che 100 anni fa è iniziata e ha sconvolto l'Europa intera, il mondo intero. Il montaggio, il percorso che vi voglio proporre stamattina, vuol proprio ripercorrere un po' anche quella che è stata poi la mia ricerca, che è iniziata parecchi anni fa. Partiamo dal discorso dell'espressività canora con cui normalmente si collega alla Grande Guerra. La Grande Guerra, se diciamo a una persona comune, come la ricordi? Con quale canto? Sono i canti patriottici, gli inni, e uno di questi, il più famoso, è certamente la leggenda del Piave. Questa è la versione d'epoca. Corporava, calmo e placido al passaggio dei primi fanti il 24 maggio. L'esercito marciava per raggiungere la frontiera e par con Pensate che l'autore, Amario, era un napoletano e Amario era un impiegato di posta, ed è stato il più grande, scrittore di canzoni, del Novecento. Ma con una produzione torrenziale e straordinaria che parte dai primi del Novecento e arriva fino al secondo dopoguerra. E costruisce canzoni che rimangono evergreen, come Pioveva, Signorinella, fino ad arrivare a Tammurriata Nera, una cosa straordinaria del 45, del secondo dopoguerra. Un cantautore, un grande della scrittura.
La leggenda del Piave però non l'hanno cantata mai i soldati in guerra, perché l'ha scritta a tavolino un impiegato di posta di Napoli nell'ultimo anno di guerra, nel 1918, poche settimane prima della conclusione. E un altro canto famoso di quella della retorica del mito cantato, del mito canoro della Grande Guerra, è la canzone del Grappa, che quella è stata assolutamente non una canzone popolare, nel senso di canzone espressa dal popolo e cantata e fruita dal popolo. Una canzone, sapete, l'ha scritta un generale, Emilio De Bono, pluridecorato come vedete, e questo generale di lì a poco sarà un quadrumviro e sarà quello che alla destra di Mussolini appartiene, lo vedete nella marcia su Roma e per anni in tutte le manifestazioni di regime. E lui che scrive questi versi, Monte Grappa, tu sei la mia patria, sei la stella che addita il cammino, sei la gloria, il volere, il destino che all'Italia ci fa ritornare. Così gli altri canti dei canzonieri ufficiali, di quelli che sono diventati poi emblematici e che si trovano sui libri, come la canzone La campana di San Giusto e altri, sono canti che sono caduti dall'alto, scritti da poeti, scritti da non dalla gente del popolo. Allora si tratta di capire che cosa cantava. Cosa si cantava veramente nelle trincee? Che cosa hanno cantato veramente in quei quattro anni di guerra, dal 1915 al novembre del 1918, i nostri soldati, che poi sono stati mica pochi, 5 milioni e più di soldati, soprattutto rastrellati nel mondo contadino, dai pastori, pescatori, contadini, manovali e così via. Cioè recuperare contro quello che è stato il mito costruito, sapete, dalla dittatura fascista, che giustificava il proprio, la propria affermazione e quindi anche la propria dittatura sulla base, no, di Vittorio Veneto, eccetera. Che cosa dice Mussolini quando sbarca, no, nella marcia su Roma? Sire, vi consegno l'Italia di Vittorio Veneto. Su questi Monte Grappa, Vittorio Veneto, il Piave, l'Isonzo, diventano, ecco, questi emblemi del sacrificio eroico, di questa guerra patriottica, di questa quarta guerra del Risorgimento che ricongiunge altri pezzi d'Italia che mancavano, Trento, Trieste e così. Motivi, ma i testi, questi testi che si trovano nei canzonieri ufficiali, che vengono imposti poi proprio nel periodo tra le due guerre, durante il regime fascista, soprattutto dove inizia poi la costruzione dei monumenti, dei parchi della rimembranza e dei monumenti caduti, e quindi il Piave si coniuga a Giovinezza, Giovinezza, l'inno del Partito Nazionale Fascista, e le bande e i cori e i bambini e nelle scuole gli vengono imposto di cantare questi canti, non i canti delle trincee. La mia ricerca, che è partita parecchio anni fa, voleva proprio arrivare a scavare, a scoprire, a indagare su questo patrimonio sommerso che non si può trovare negli archivi o nei documenti scritti, nelle biblioteche e nei documenti ufficiali, ma che era sommerso e contenuto, conservato però in uno scrigno straordinario, che è la memoria della gente, degli anziani, la memoria delle classi popolari. E nella nostra provincia, in questo nostro territorio di frontiera, no, questo Piemonte sud-orientale, si è rivelato invece un laboratorio formidabile per le ricerche etnografiche, etnolinguistiche, dialettologiche, folcloristiche e che più ne ha più ne metta. Cioè il racconto degli anziani dalla memoria, da questo scrigno, no, dell'oralità, veniva fuori di tutto. Dei tesori straordinari, ma soprattutto poi anche però con rischio di estinzione,
perché come muore un anziano, muore un archivio orale. Cioè dobbiamo, e per voi può essere faticoso e difficile da immaginare che cosa 100 anni fa, l'Italia era ancora immersa in una cultura orale, analfabeta, un 70% della popolazione non era andato a scuola, non sapeva, non leggeva i giornali, non era in grado di... E che cosa reggeva questo? Una cultura di tipo tradizionale orale. Il trasmettere di bocca in bocca, di generazione in generazione, la nonna o nipote, è un bagaglio di conoscenze, di tradizioni, di racconti, di fabulazioni. C'erano i proverbi, c'erano le storie, le leggende, il canto. Il canto popolare che cos'era? Era qualcosa che nasceva orizzontalmente, ma nasceva orizzontalmente, veniva da molto lontano, era il portato di una tradizione millenaria. Io vengo dal mio paese, io sono di San Michele, no? Due passi da Alessandria, facevo il maestro, la mamma della bidella aveva più di 80 anni, la Maria, la nonna Maria, aveva fatto solo seconda elementare, aveva un patrimonio di canti straordinario, erano canti in endecasillabi, in dialetto, in strambotti. E io lì ho capito che cos'era la cultura popolare, ho capito che insomma lì c'era una cultura, un patrimonio stratificato, complesso. Mi cantava degli strambotti in dialetto che mi lasciavano a bocca aperta. Stella Diana che compagna al sole, compagna al mio amore fino alla porta, fino in camerella, compagna al mio amore, stella bella. Stella Diana, Cavalcanti, Minizelli, Dante Alighieri, questo è Dorcestil Novo. E questa donna, contadina, quasi analfabeta, le cantava sfogliando la meliga sull'aia della cascina, a botte risposta. Per dare l'idea della profondità che il lavorare sulla cultura orale ti proietta dentro a una dimensione assolutamente inedita, sconosciuta, ed era meraviglioso, appassionante, tirare fuori dei testi in questo senso. Ecco, facendoli cantare, perché soprattutto c'era questa spinta a recuperare i canti sommersi, i canti del dissenso o della protesta, pensate 67-68, anche c'era una passione ideologica forte di riscoprire una cultura, si diceva, alternativa, antagonista, ciò che è stato censurato, proibito, taciuto, condannato, eccetera. E questa memoria della grande strage, della grande guerra vista come carneficina della gioventù, immediatamente viene fuori a fiotti dalla memoria di questi uomini, donne, gente che ha lavorato in campagna, i parenti di quelli che erano stati in guerra. In sostanza, questa strage che in tutto il mondo fu terribile, 9 milioni di morti, 6 milioni di mutilati, una carneficina immane che ha veramente lasciato un segno indelebile nelle coscienze di tutta Europa. Ho fatto abile di prima categoria, mi hanno destinato lei in macelleria, venivo a rombo del cannone. Chi mi ha fatto abile è stato il coronello, e subito mi ha detto che è carne da macello, bim bim bom, al rombo del canon. Ah ecco, carne da macello. Sono mia madre e mia zia, che stava in una cascina di Lumo Ferrato. Mia madre è 1910, è l'anno di nascita, mio padre è 1908. Ecco, bambine hanno sentito queste cose e sono le prime cose che vengono alla mente. La guerra vista come macello, macello umano. E questa è una cosa che ritorna costantemente in tutti i canti delle trincee e in tutti i canti dei soldati e dei reduci. Furono più di 5 milioni e 615 mila gli uomini, soprattutto in questo esercito di popolo e di esercito di contadini, richiamati nei
quasi 4 anni della guerra. C'è una strofetta baldanzosa, perché all'inizio c'è un po' l'entusiasmo dei giovani e anche, vedete, le fotografie ed è immancabile farsi fare la foto per un contadino, vestire la divisa, avere sto panno grigio-verde. Era anche qualcosa, era un rito di passaggio prima di tutto, no? Essere dichiarati abili voleva dire, ecco, di essere virili, essere uomini, essere non più bambini, e andare fuori dal cerchio del microcosmo del proprio paese, fuori dal campanile, fuori dalla cascina, conoscere il mondo. E purtroppo lì il mondo l'hanno visto, e questo mondo, questo inferno. Inferno, l'inferno delle trincee, l'inferno dei bombardamenti, l'inferno degli assalti alla baionetta, l'inferno delle stragi. Quindi quello che io ho cominciato a raccogliere erano tutte cose assolutamente che non si trovavano nei libri, e se scavavo nella memoria di queste persone, veniva fuori un fiume, un torrente impetuoso di memorie che volevano uscire fuori. No, no, no. E chi è? Cara mamma, ti divertisco. Com'è? Ripeti. Cara mamma, ti divertisco, che a casa non vengo più. Là in Austria andremo, dove è il macello della vera Una gioventù. cosa curiosa, come se lanciavo un titolo di una canzone del 1518, anche di quelle famose. Dio del cielo, se fossi una rondinella, vorrei volare in braccio alla mia bella. Questo pianto corale, gli addio lo fanno. Poi a un certo punto dicono: prendi il secchio e vattene alla fontana, là c'è l'amore, tuo amore dalla fontana aspetta. Poi c'è un'altra strofa che dice: prendi il fucile, vattene alla frontiera, là c'è il nemico che alla frontiera aspetta. Bene, questo canto, come veniva tradotto, trasportato, trasformato, perché una cosa straordinaria è la trasformazione dei canti popolari. I canti non sono documenti scritti, i canti dell'oralità, i canti della tradizione sono materiale flessibile, sono materiale che può essere rinnovato, modificato, aggiornato. E nel 1518, in questa esperienza collettiva, dove milioni di persone per la prima volta si trovano fianco a fianco nelle trincee, i canti potevano essere modificati e la cultura popolare è sempre trasformato, preso e aggiornato. E nelle trincee del Carso, del Piave e dell'Isonzo, questi canti che venivano da lontano, canti di lettura che venivano dal Medioevo, le ballate, vengono trasformate. C'è un canto che è Costantino Nigra, no? Il grande studioso, oltre che l'ambasciatore e collaboratore di Cavour, scrive un'opera, capolavoro, 1888, I Canti Popolari del Piemonte. Lì c'è il Testamento del Marchese di Saluzzo, in dialetto, una ballata dialettale antichissima, risale alla morte di 1528, all'assedio di Aversa, di questo che era il Marchese di Saluzzo, che collaborava con Savoia, e muore e destina il suo corpo in tanti pezzi. Nelle trincee questo canto, i piemontesi, gli alpini piemontesi lo trasformano nel testamento del capitano. Il capitano della compagnia è malato, vuole morire, e il primo pezzo, voglio che il mio corpo in 5 parti sarà, eccetera. Invece questo canto del Dio del cielo e del prendi il fucile, vatti nella frontiera, ecco come viene trasformato. Il fucile è del cielo per Vogliamo la pace e non vogliamo la guerra.
mentre c'era questo coro "Vogliamo la pace e non vogliamo la guerra, mai più la guerra", ecco, queste, di queste strofe, di questi canti, io non ho trovato una sola versione, ma in ogni paese, ogni informatore, testimone, c'erano versioni diverse. Nel 68 usciva un libro che è ancora importantissimo, si intitolava "Plotone di esecuzione, processi della prima guerra mondiale", Enzo Forcella e Alberto Monticone, un giornalista e uno storico. Cosa avevano fatto? Avevano recuperato presso l'archivio di Stato di Roma, archivio centrale, le carte dei processi dei tribunali militari, un libro straordinario che recuperava per la prima volta da questi fondi d'archivio centinaia, migliaia di sentenze che condannavano i soldati al fronte per disfattismo, per insubordinazione, per autolesionismo, per, in sostanza, per il rifiuto di quella guerra che doveva essere patriottica, popolare, condivisa e unitaria. In facendo le mie interviste in quegli anni, proprio parlando con i reduci, veniva fuori anche questo. Questa parte nascosta, segregata, tabuizzata, perché il mito costruito dal fascismo di quella guerra, queste cose le aveva oculatamente nascoste e censurate. Ragazzi in divisa grigio-verde, tanti, tanti, migliaia, erano finiti davanti ai plotoni di esecuzione, erano finiti davanti ai tribunali militari. E proprio 400.000 soldati, 15% dei mobilitati, dei feriti ai tribunali militari, 210.000 condannati a pene varie, non sono cifre da poco, anche facendo un raffronto con gli altri eserciti in Lizza allora, la percentuale di queste condanne è la più alta, quella dell'esercito italiano. Un vecchietto era un ragazzo del 99 che avevo intervistato a Quattordio, mi diceva, quando citava appunto la canzone, la strofetta "Vogliamo la pace, Dio del cielo, eccetera", diceva: "Io ho visto due ragazzi, due miei compagni, finire contro un muretto dalle parti di Cividale per aver cantato questa strofa". Un repertorio incredibilmente vasto, colorito, arlecchinesco, carnevalesco, quasi da barzellette, eccetera, è questo delle strofe del bim bim bom cosiddetto. Le strofette del generale Cadorna, le strofette sulla moglie di Cecco Beppe, sono, proprio perché nascono da un modulo musicale primario, primitivo, quasi elementare, che si usa ancora adesso, credo che lo usano anche negli stadi, l'hanno usato i bambini nelle colonie, è una strofetta così facile, con un ritornello così facile, che è uno stornello elementare. Il generale Cadorna ne ha fatto una grossa, ecco, eccetera. Il generale Cadorna ha scritto "La regina", se vuoi vedere Trieste te lo mando in cartolina. Il ritornello, bim bim bom al rombo del cannone. Questo ritornello standard, che è significativo, emblematico di questa ossessione e del trauma dovuto alle artiglierie mostruose che questa guerra, prima grande guerra moderna, tecnologica, impone sui fronti, l'ossessione dei bombardamenti, soldati che andavano fuori di testa per il terrore delle bombe, e talvolta erano anche le bombe delle proprie artiglierie che aggiustavano il tiro. Qui si possono cantare in tutti i modi, la moglie di Cecco Beppe andava in bicicletta, si spunta al manubrio, la faccia piroetta, erano valvola di sfogo per i soldati sottoposti a una tensione incredibile per mesi e mesi, in un modello di guerra che era non più la guerra dell'attacco frontale, non era la guerra di movimento, ma una guerra di posizione, una guerra di trincea. La realtà della trincea è qualcosa di molto diverso
dallo scontro in campo aperto a cui si era abituati, no, nei secoli precedenti. E quindi la realtà della trincea porta ad anche dei tempi morti, lunghi, estenuanti, in mezzo al fango, sotto la pioggia, sotto le intemperie, nella mancanza di servizi igienici e quindi di pulizie, poi pidocchi che ti tormentano, con, ecco, una serie di aspetti che vengono raccontati, scritti anche dalle scritture di questi soldati, perché la Grande Guerra fu anche una fucina di canti, ma anche una grande fucina di scritture popolari. Sentiamo alcune di queste strofette registrate dagli anziani della nostra provincia. Cara mamma, ti saluto, che io non vengo più a casa. Su quei monti in alta spada il tuo figlio resterà. Cari fratelli tutti quanti, tutti i giorni vado avanti, dei tedeschi ce n'è soltanto, amo, su non si andrà. C'avessi visto che disastro, tutte le case rovinate, i soldati pieni di sangue, tu, tutto sangue di gioventù. Non si sa che questa guerra non è fatta di vantaggio, solo apposta l'hanno fatta per distruggere la gioventù. Ma io ho sempre trovato dei testimoni che mi cantavano, mai nessuno stonato questa capacità di modulare i canti, perché c'era in questa cultura orale, contadina, l'abitudine di cantare quotidianamente. Non c'era la radio, non c'era la televisione, non c'erano, no, gli strumenti che avete oggi. Il canto faceva parte della vita di tutti i giorni. La donna che cullava il bambino cantava. I contadini che lavoravano nei campi insieme cantavano. Non solo nella vendemmia, ma sempre. Anche col pacco da seta, l'allevamento, oppure... l'artigiano, il falegname, il sarto, cantare. Il canto era parte della vita ed era uno strumento che aiutava a superare anche le difficoltà di questa vita. Quindi i dolori, i lutti, i traumi, il canto sanava, liberava, aiutava. La monotonia del lavoro nelle filande, lavoro femminile, bambine, ragazze che lavoravano 16 ore al giorno nelle filande della seta, le mondine con la schiena piegata sotto il sole nelle risaie, cantavano la mattina e la sera, ecco. Quindi mettetevi in questa realtà diversa, altra da quella che è la nostra vita, il nostro mondo. Qui, ecco, gli aspetti di questa guerra, che è la guerra tecnologica, con la potenza dell'artiglieria, ed ecco qui un canto che vorrei che Francesco ci facesse, un canto che è Fuoco e mitragliatrici, è un canto che tocca proprio questo aspetto, l'ossessione, come il soldato in trincea viene, ecco, sconvolto, terrorizzato da questa realtà di morte imminente, che viene cadenzata dal rombo del canon, come dice la canzone, e dalla potenza di fuoco di queste artiglierie. E parliamo di questa guerra che sarà lunga un'eternità, per conquistare un palmo di terra sono morti già. Fuoco e mitragliatrici, si sente il cannone che spara, per conquistar la trincea Savoia si va. Trincea di raggi, maledizioni, quanti fratelli sono morti lassù,
finirà dunque questa flagellazione, di questa guerra non se ne parli più. O Monte San Michele, bagnato di sangue italiano, tentato più volte ma invano, Gorizia artigliano. Da Montenero a Monte Cappuccio, fino all'altura di Doverdò, un reggimento più volte distrutto, al fine indietro nessuno tornò. Fuoco e mitragliatrici, si sente il cannone che spara, per conquistar la trincea Savoia si va. Avete sentito questo canto? Che solo la ricerca sul campo assieme agli altri, quella ricerca partita appunto in quegli anni 60, da parte di etnomusicologi, ricercatori come me, Roberto Lei, di Michele Straniero, Franco Coggiola, eccetera, hanno tirato fuori e sono dei capolavori. Questo è un motivo meridionale, perché, ecco, come nascevano questi canti? I soldati non avevano mica modo di fare il rigo, mettere le note, prendevano i canti della loro tradizione, i canti che avevano nella loro testa, nella loro memoria, e lì è suona chitarra, suona un canto meridionale. Su quell'aria ci mettono delle parole nuove, ed ecco che nasce Fuoco Mitragliatrici. In come autore anonimo, uno, nessuno, centomila, capite? Ecco, la nascita del canto popolare che cos'è? Quando c'è una struttura orale tradizionale, da bocca a orecchio, è una struttura collaudata. Finché non c'è stato l'avvento dei mass media che hanno scardinato, infranto questo patrimonio dell'oralità, che era la grande cultura popolare, la grande cultura delle classi popolari. Poi un'altra componente era i cantastorie, e voi forse non avete avuto modo di conoscere, ce n'è ancora qualcuno, ma ormai è una razza quasi estinta, nomadi, ambulanti, grandissimi professionisti della comunicazione col popolo, comunicazione tradizionale. Prendono motivi del passato, motivi che la gente, che i contadini che arrivano al mercato o alla fiera, che imparano, e con la chitarra, la fisarmonica, lì formano il treppo, il gruppo, e puntano su che cosa? Su elementi forti, patetici, il naufragio del Sirio, il bastimento carico di migranti che 1908 va a fondo, il terremoto di Messina, oppure grande strage, il delitto della madre impazzita che fa a pezzi la bambina, ecco, oppure mamma perché non torna. Queste cose patetiche, i cantastorie giocano su quello e costruiscono dei fogli volanti, stampano con tipografie popolari, ce n'erano una ventina importanti d'Italia, da quella di Campi, Fiorenzuola d'Arda, a Torino, Artale e altri, e di volta in volta sugli eventi che toccano, no, la sensibilità del popolo, ecco che si costruiscono le canzoni. La canzone sugli imboscati, gli imboscati e quelli che si cercavano di evitare di andare al fronte, di rischiare la pelle, o pagando se erano, no, di classe agiata, o trovando dei sotterfugi. Ed ecco queste canzoni che prendono il modello. Il general Cadorna ha chiesto dei soldati, rispose Vittorio, le mando gli imboscati, ripasseremo la visita a tutti i riformati, din don dan, al fronte non ci van. Quel bim bim bom al rombo del cannone viene modificato, bim bim bom, e alcuni dei miei informatori che avevano fatto la fame al fronte dicevano bim bim bom, pasta suice macaron, tanto per modificare e inventare. E poi il canti sulla prigionia, in quell'evento migliaia, centinaia di migliaia di soldati fatti prigionieri vengono rinchiusi in quelli campi, uno di questi Mauthausen che diventerà celebre qualche decennio dopo, e ne fanno la prova, una prova terribile, perché il governo italiano compie questa bella azione di tagliare l'assistenza che la Croce Rossa invece
regolarmente cercava di offrire agli ai soldati militari fatti prigionieri di stare. Beh, sega completamente e quelli muoiono di fame. È una moria nei campi dove ricevono bastonate e niente da mangiare. E ci sono delle lettere, noi conserviamo, abbiamo creato un archivio della scrittura popolare, dove raccogliamo gli scritti degli illetterati, perché in quella guerra milioni di persone che sapevano a malapena tenere la penna in mano, che non avevano mai usato la scrittura, sono costretti, perché questa lontananza dalla famiglia, dalla casa, dei propri cari, li costringe a tracciare dei messaggi da mandare a casa, da farsi sapere che si è ancora vivi. Abbiamo delle lettere terribili, degli epistolari di guerra, di gente che poi è morta, e abbiamo recuperato queste carte e continuiamo anno in anno. C'è lo stilicidio delle classi mandate nella fornace della guerra che consuma l'umane a pieno spinto. Il 97, poi il 1898, poi il 99 e sono ragazzini, quasi bambini, e poi il 900. E lì c'è l'indignazione popolare per questa strage che consuma vite umane in una maniera folle. E questi canti sono canti di sofferenza, che dice il povero 900, se è arrivato tempo lasciare la testa a Trento, povero 900 disgraziato, al fronte sei chiamato, al fronte a morire. E via di questo passo c'è una critica. Uè, 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 cara mamma, vedi pie, noi siamo del 900, clava la guerra. Noi siamo del 900, clava la guerra. Hai un barbraio sporchi, lasciam cant la camisa. Uè, 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 cara mamma, vedi pie. Ecco, era l'angoscia, la disperazione di migliaia di persone, di un popolo intero. Era la prima grande esperienza di una guerra totale, globale. E questo evento è stato l'evento, questa catastrofe immane, un evento separatore, che ha separato, diciamo, un mondo tradizionale e ha fatto irrompere la modernità. Ma certo un volto tragico di questa modernità. Il Novecento fa la grande guerra, fa da evento separatore. Ci sono le strofette che sembrano allegre, che sembrano barzellette, eccetera, e poi ci sono le strofette amare, ci sono le strofette di sfida, ci sono le strofette di invettiva, ci sono dei singhiozzi, dei singulti, ecco. Si sente una voce che viene da lontano. Si sente una voce che viene da lontano, il povero 900 che chiama la sua mamma, uè, 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 cara mamma, vieni pie. Il povero 900 che chiama la sua mamma, uè, 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 cara mamma, vieni pie. Povero 900, tu sei arrivato a tempo. Povero 900, tu sei arrivato a tempo. Tu sei arrivato a tempo, lasciar la testa a Trento. Uè, 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 cara mamma, vieni pie. Di là da Ponte Sanaro ci passa una berchetta, di là da Ponte Sanaro ci passa una berchetta, di fianco c'era scritto Trieste non si becca, uè, 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 cara mamma, vieni pie. Di fianco c'era scritto Trieste non si becca, uè, 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 cara mamma, vieni pie. Questi non li trovate tra i libri. Ecco, io credo di essere giustamente orgoglioso di aver salvato queste perle, perché altrimenti cadeva l'oblio, ecco, e non è giusto.
dimenticare. Al di là di queste cose che sono state formalizzate in questo modo retorico, dalla retorica nazionalistica e poi dalla retorica del regime, le cartoline, la propaganda, una macchina incredibile messa in piedi dai stati maggiori, dal governo, per imporre l'idea di una guerra giusta, patriottica, che deve essere combattuta fino alla fine, eccetera. Le sottoscrizioni, ecco qua entrano in ballo le banche, le sottoscrizioni per il prestito nazionale, perché la guerra è un qualche cosa che brucia capitali ogni giorno che passa. I monumenti caduti, ecco un'altra pista di ricerca straordinaria che io vi inviterei a fare. Ogni paese, ogni frazione, ogni borgata ha qualche lapide, qualche monumento che ricorda quell'evento tragico. E a volte sono monumenti grandiosi. Qui c'era il Bistolfi, che in quegli anni si dà un grande affare a monumentalizzare, no? L'eroismo e il sacrificio dei soldati della Grande Guerra. Ma ogni piccolo paese qui è da sotto, perché c'erano i giornali socialisti che uscivano ancora come l'Avanti, su cui disegnava uno straordinario grafico che si chiamava Scalarini, e ha un tratto di un'incisività, e soprattutto c'è poi questa ideologia pacifista e del socialismo, e qua c'è questa vignetta molto significativa che poi vedrete anche sul finale. Nel 1915, ecco qua, il capitale, i militari, le dame della Croce Rossa, i nazionalisti, ma anche la Chiesa, in fondo c'è anche il prete, eccetera, tutti che spingono al fronte, spingono al macello. Finita la guerra, eccoli qua che hanno cambiato abito e sono lì col fazzoletto in mano e piangono, e si rivolgono a loro, ecco, e formano il comitato per la erezione del monumento ai caduti. Quindi dal 20 in poi. La propaganda mediante le cartoline è qualcosa di molto molto interessante da studiare, molto interessante da studiare. L'Italia, la retorica all'Italia, la dama turrita, e poi ecco, date denaro per la vittoria, e lì si mostra il grande cannone, no? L'obice incredibile. E poi naturalmente ci sono le scritte dei poeti, e prima per tutti Gabriele D'Annunzio, il grande Vate, quello dell'impresa di Fiume, e poi altri che scrivono odi e via dicendo. L'esercito è pronto per la grandezza della patria, saluti dal confine, e in sostanza cercano di inculcare quei principi che sono, no, il dulce decorum est pro patria mori, ecco, oppure ecco la mitologia Enrico Toti che lancia la stampella, che l'Italia non zoppichi più, questo lo sfruttamento, no, di certi episodi della guerra, oppure giocare anche con l'infanzia, il bambino che ha il fucilino e lo sciabolone e gioca con gli strumenti della guerra, la bambina che saluta, e via, i bersaglieri. Ecco, le cartoline dei prestiti nazionali sono qualcosa di notevole, anche dal punto di vista iconografico, certamente. Torniamo un attimo, soffermiamoci su questo modulo che diventerà un modulo mondiale, che parte dalla cartolina di Mao Zan, che è un grande grafico italiano, del 17, dove c'è il soldato che punta il dito imperiosamente con occhi di brace, cioè... E la cartolina lo mostra che emerge dalla frontiera e c'è da questo mondo infernale, da questa nuvola di fuoco e fiamme, e dove c'è il popolo in armi che combatte e muore, e lui si alza e vuole puntare il dito contro chi? Contro i civili, contro... è un discorso al fronte interno, ecco, ed è il discorso fare tutti il proprio dovere, in un senso poi che viene girato in senso di dare i soldi, dare il danaro per la guerra. Questo modulo, chiamato del dito puntato, lo si trova poi da allora in poi fino ad oggi, sempre il famoso Zio Sam, I want you, no? Per l'esercito americano, ma l'hanno usato i tedeschi, l'hanno usato in tutto il mondo, è stato usato e viene usato ancora adesso poi dai anche
così dagli imbonitori televisivi e via dicendo, no? Quel bucare lo schermo, si dice oggi, e via dicendo. E poi gli stereotipi figurali. Il nemico è sempre visto come il barbaro crudele, e qui l'Italia come donna in armi, con lo scudo e la spada, di fronte all'unno, il tedesco è l'unno, quindi il barbaro, che deve essere ricacciato. E qui c'è la mazza ferrata, che vedete anche nel Museo della Guerra di Rovereto in diverse tipologie, che venivano usate per finire i morti sul campo di battaglia, soprattutto dopo l'avanzata e l'uso dell'iprite, l'uso del gas che faceva stramazzare il suolo, ma si rimaneva rantolanti, e allora lì la mazza ferrata. Le fotografie, anche qua l'interdisciplinarità fondamentale, lavorare sugli stereotipi figurali, sono immagini parlanti di contadini impacciati in questa divisa di panno, oddio, pace, eccetera, o con il cappello alpino, il cappello da militare, fatta nello studio di Cividale, del Friuli o di Udine, dove erano arrivati, e era la foto che si mandava subito a casa o alla lavorosa per far vedere che si era veramente soldati. E poi la scrittura, le scritture incredibili, perché questa guerra alimenta una scrittura degli illetterati che fanno uno sforzo terribile per dire qualche cosa della realtà che stanno vivendo, che è una realtà difficile da raccontare. E allora c'è questo sforzo del rendere in segni grafici, le loro mani non sono neanche abituate, e poi la scuola ci sono stati ben poco, hanno appena imparato a usare le lettere, ma non si possono chiamare letterati, ecco, è uno sforzo terribile. Abbiamo, sempre di più vengono fuori carte, e lo invito anche a voi a cercare, a chiedere. Questo pubblicato di recente, che adesso sarà ripubblicato da parte nostra, il comune di Rivalta Borbida, si è trovato un quadernetto di un soldato che è morto in guerra, non è tornato a casa, era di Rivalta Borbida, si chiamava Bernardo Dambado, e la straordinarità di questo foglio, di questa, ecco qua, c'è una pagina di questo diario, vedete come scrive, nonostante tutto scrive bene, e ci sono delle interferenze dialettali, c'è la grafia o l'ortografia che può lasciar desiderare. Tante di queste carte non sono riuscite a passare la censura, perché le lettere, le cartoline passavano dall'ufficio di controllo della censura, che è stata una cosa difficilissima, perché erano milioni di lettere e cartoline dal fronte e per il fronte, che andavano e venivano, quindi un flusso ininterrotto di corrispondenza. E qua in questa pagina questo soldato scrive le cose che vede e non sono censurate. Dice: tanti soldati morti feriti, più ancora terribile vedere in questi reticolati tanti nostri morti che sono lì rosicchiati dai vermi, neri come carbone, un odore che mi fa morire, eppure bisogna stare lì nella trincea mentre c'è la carne in putrefazione dei compagni che sono rimasti aggrappati ai reticolati negli assalti delle ultime settimane. Vi è poi un trincerone preso di austriaci, c'è un odore che non si può vivere, è pieno di cadaveri, fucili, munizioni e zaini. Dicono che il nemico senza viveri ne ha ancora più di noi. Nel suo zaino c'hanno zucchero, cioccolato, tabacco, sigarette, scatole di carne, si trova del tutto. 27, oggi, grande combattimento, siamo andati 3 volte all'assalto alla baionetta, senza guadagnare niente. E così ci restò il nostro tenente e un sergente e cugino Moretti, eccetera. Sono pagine tremende. La Posinà è la satira di Carnevale che si recitava in pubblico, si recita ancora a Castelletto Monferrato, a San Salvatore, a Castellazzo Borbida, ma Alessandria, la tradizione della Posinà, del discorso satirico in dialetto.
fatto a carnevale, un discorso popolare, un discorso libero, anche trasgressivo, perché se me li nanno, li c'è di salire, secondo me. E la Businà diventa una specie di tribunale del popolo, è una valvola di sfogo che, ecco, una tradizione popolare forte, perché per il mondo contadino il carnevale era una grande festa. Perché? Perché finisce l'inverno e inizia la stagione bella, e quindi inizia la stagione agricola. E il carnevale, se non va celebrato come grande festa del mondo contadino, perché se la celebri bene è bene augurante per la stagione che avanza. Ecco, è il la Businà Carvè. Io ho fatto delle ricerche incredibili sulle Businà, ho scritto un libro grosso così, ne ho raccolti 450 testi in tutti i paesi della provincia dove si faceva. A Fubine si faceva, la chiamavano Businà, la fanno ancora, a Altavilla, a Quattordio, tutto il Basso Monferrato. Questo signore che io ho intervistato nel 68, classe 1902, quindi la guerra non l'aveva fatta, ma aveva sentito tutti gli amici un po' più grandi del 99, del 900, che erano tornati a casa e che quella guerra gliel'avevano raccontato, e lui è rimasto folgorato. E avendo questa estro di poeta contadino, ecco che mi dice: quando ero giovane ho cominciato a fare il muratore, contadino muratore, per il carnevale attorno al 1920, a io faccio la Businà. E io dice, e qui mi legge sto pezzo, non me legge, me lo dice, perché non l'aveva, mica l'aveva scritta. La cultura orale è questa, ed è un pezzo di epica straordinaria. Lo legge anche con un'intensità, e c'è una rabbia iconoclastica contro questo orrore di questa guerra macello, e ci mette dentro tutto, con una carica, un'enfasi che appartiene al codice del carnevale, attenzione, perché a un certo punto se la piglia con la Croce Rossa, se la piglia coi medici e se la piglia coi preti, in una maniera esuberante e enfatica, che appartiene a quel codice del carnevale, che è l'esagerare. Però dice delle cose anche importanti, dice, esprime proprio, diventa la voce collettiva dell'indignazione, dello sdegno verso quello che è successo. E forse voi, forse conviene che io traduca, è vero, sì. I disinent pare mari al ben più fino a vent'anni, non dite nulla, padri, madri, allevare un figlio fino a vent'anni e poi vederlo andare in fronte, sapere che là è un fine mondo, sotterrati nella neve fino agli occhi, sempre grattarsi, essere pieni di pidocchi, e tutti fracassati, a chi manca un braccio e una gamba, questa guerra qui, lasciamola da una banda. Questo è il primo pezzo, poi aggiunge altre strofe, aumentando sempre di più questa virulenza espressiva. Gli dici nel parimare, al ben più fino a vent'anni, e povigli ande frunza vecchia l'ale in pinimonte, stranzi da fiocco fino a iot, sem gratesi si pentiot, e ti fracassà, chi manca un braccio e chi una gamba, sta guerra chi la sombra della banda, ma senti l'urre necessaria, di sclusi in urcura mandaia, ma con qui arrivavo sotto il dandei, tiravo ti spessori per me, chi inserviasse la posta russa, chi qui preve in la cruda russa, alle ben robambista, chi sono una maniga camorrista, alle vero di Dancò, che la legge la fa un cur portafoi, un sogno per i dottori, i sanitari, vite ampiase e fisiliai, e di sti previ a penimit, anche tra me e britit, sacca una poma sabrita rasa, che calvo di previ così a fasa, se una rasa da un picchese, un eviat calet carve. E loro dicono che è necessaria, cioè loro, i governanti, i signori, a sentire parlare loro dicono che è necessaria, dicono che è il Signore che ha mandato questa guerra, ma quando è arrivato il loro turno di andare cercavano tutti di farsi riformare, chi con i preti, chi con sul braccio la fascia rossa, quelle dei,
chi con i preti nella Croce Rossa. È ben una cosa in vista, una cosa evidente, che sono una razza di camorristi, e poi esplode, no, dicendo bisognerebbe prendere i dottori sanitari, mettere in piazza e fucilarli, e di questi preti farne mucchio, incatramarli, bruciarli tutti, che ce ne facciamo di questa brutta razza? Chi vuole dei preti che se li faccia, che è una razza da impiccare, suonate voi altri che carnevale. A questo punto direi che un canto come Gorizia ci stia bene, perché questo canto ha una storia, ha tante storie. Gorizia 17, un assedio sanguinosissimo, una conquista che è durata mesi e che è costata migliaia e migliaia di vite umane. Nel diario di Mussolini, che fu bersagliere e poi fu ferito e scrive un diario, c'è una strofa che dice: «O Gorizia, tu sei la più bella», e riprende un canto risorgimentale. Nelle trincee questo fatto dell'assedio di Gorizia porta i cantastorie a comporre un atto di denuncia molto forte, e questo canto l'ho recuperato poi anch'io in tante versioni diverse. Questo canto creò uno scandalo nel 64, quando si compose uno spettacolo curato da Roberto Leidi e Filippo Crivelli, regista, che andò al Festival dei Due Mondi di Spoleto, ed era la prima volta che si presentava in uno spettacolo i risultati della ricerca sul campo di tipo etnomusicologico, e si era costruito un affresco molto suggestivo della cultura popolare attraverso il canto, partendo dai canti dell'infanzia, i canti della festa, i canti del lavoro e i canti della guerra. E questo canto, per alcune strofe molto dure, molto aspre, apparteneva a quei canti che venivano appunto censurati e proibiti dallo Stato Maggiore, ovviamente. Gorizia, le terre lontane, e dolente ognun si partì. Sotto l'acqua che cadeva al rovescio, grandinavano le palle nemiche, su quei monti, colline, gran valli, si moriva dicendo così: «O Gorizia, tu sei maledetta, ogni cuore che sente coscienza, dolorosa ci fu la partenza, e il ritorno per molti non fu. O vigliacchi che voi ve ne state, con le mogli sul letto di lana, schernitori di noi carne umana, questa guerra ci insegna a punire. Voi chiamate il campo d'onore questa terra di là dei confini, qui si muore gridando assassini, maledetti sarete un dì. Cara moglie, che tu non mi senti, raccomando ai compagni vicini di tenermi da conto i bambini, che io muoio col suo nome nel cuore». Un'altra pista di ricerca questa immagine ve la può dare: quelli che sono tornati da quell'inferno, da quella carneficina, tanti hanno portato poi nei santuari, nelle cappelle, nelle chiese, sulle nostre colline, a Crea, Sacro Monte, dei quadretti, PGR. Cosa vuol dire? Per grazia ricevuta. E sono dei documenti storici straordinari. Una bella ricerca sarebbe fotografarli, schedarli, perché mettono delle date, dei nomi,
E sono i luoghi delle battaglie, c'è Montegrappa, Lisotto, il Piave, il Carso. E ci sono poi tanti letti di... oppure tante case, interne di case con donne che pregano o con donne che piangono. Insomma, lo spaccato della realtà popolare di quegli anni, 100 anni fa. Una di quelle carte che io ho raccolto pazientemente, che continuo a raccogliere, quindi l'invito è tiriamo fuori dai cassetti quello che può servire, compreso, non so, la medaglia, la croce di guerra, il distintivo, eccetera. Possono venire fuori ancora delle cose molto importanti, utili per capire la dimensione e il senso di quell'evento. C'è una lettera che io ho trovato quando insegnavo come professore di lettere a Valenza. Un mio allievo, uno come voi, ha detto: questa è la lettera di mio nonno Stefano Perotti, e mi ha portato una lettera datata 27 luglio 1915, quindi il primo anno di guerra. Scriveva a suo fratello, anche lui al fronte, e è una lettera bellissima. Non c'è un punto, non c'è punteggiatura, la grafia lasciamo perdere, era un contadino, ve ne leggo solo un brandello. Insomma, ripete in una lettera di 2 paginette, completamente priva di punteggiatura, per 16 volte ripete: caro fratello, caro fratello, caro fratello. Inizia così: caro fratello, se potessi parlarti a bocca di quello che ho passato. Com'è brutto, caro fratello, essere in fanteria, in armapiedi, quando c'è da andare all'assalto, alla baionetta. Caro fratello, devi sapere che in quei momenti lì non so più nemmeno se sono al mondo, come me la vedo brutta in mezzo a questi monti, che sono così alti, che qui c'è già la neve, e fa molto freddo. Ebbene, tutto passerà, lasciamo stare di queste cose, parliamo un poco di casa. E qui c'è tutto un pezzo molto bello: la casa, i bambini, la famiglia, come sarebbe bello essere a casa, che adesso è il periodo che c'è la festa patronale, eccetera. La tua moglie, i tuoi bambini, caro fratello, mi hai detto che hai sempre in mente i tuoi bambini, eccetera. C'è tutta questa parte patetica. Caro fratello, conclude: speriamo da ritornare a casa presto, da poter mettere in consolazione la nostra povera famiglia. Caro fratello, guarda, da scrivermi un po' sovente, che io, quanto ricevo un qualche tuo scritto, mi sembra sempre di essere a casa. E chiude: caro fratello, fammi sapere se hai anche tu i pidocchi, che io sono subito pieno. Scrivimi. Un canto Ninna Nanna della guerra, scritto da un poeta romanesco, Trilussa, su musica di Anonimo, fu scritta nel 14, quando già la guerra divampava in Europa, ed è un testo estremamente incisivo e interessante, che fu raccolto poi anche dalle fonti orali in quegli anni 60, da Michele Straniero e Sergio Liberovici. Ninna. Ninna nanna, figlia sonno, che se dormi vedrai tante infamie e tanti guai che succedono nel mondo, tra le spade e i fucili dei... Basta! Con questa guerra di morti di fame! Contro morti di fame! Avanti! Avanti, soldati della mia gloriosa divisione! Avanti! Avanti! Eccolo là il nemico! È alle spalle! Soldati, alzatevi! E spariamo là! 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 Assassini che ci insanguina la terra,
sa benone che la guerra è un gran giro dei quattrini che prepara le risorse per i ladri delle borse. Palladina, cocco bello, finché dura sto macello, palladina che domani rivedremo i sovrani, che se scambiano la stima, buoni amici come prima, so cugini e tra parenti non se fanno complimenti, torneranno più cordiali i rapporti personali, e riuniti tra di loro senza l'ombra di un rimorso, ci faranno un bel discorso sulla pace e sul lavoro, per quel popolo coglione risparmiato dal cannone, per quel popolo coglione risparmiato dal cannone.